Nello scorso video ho sconfitto un altro capitano prendendo così il mio secondo sigillo, il mio secondo timbro per la sfida ai capitani, avvicinandomi quindi di un passo sempre di più a diventare un ranger ufficiale, ma nel video di oggi andrò a Borgo Cordoglio con Kaylee, infatti sono già con lei pronto, quindi non perdiamo tempo, andiamo subitissimo a completare anche questa missione che comunque è una missione un pochino più lunga delle altre, non è complessa, ci sono molti combattimenti. Ma penso che ce la possiamo sbrigare piuttosto rapidamente, perché ovviamente non intendo farvi vedere tutti quanti gli incontri che ci saranno, perché sono davvero tanti e molti, molti, molti davvero. Beh, per salire qua sopra però basta che vado qui, che già l'ho aperto questo punto, e via. Ma sono carico e però bisogna affrontare... non è che bisogna, però preferisco affrontare un po' tutti. Questo qua è ancora alle prime armi. Non ti preoccupare, caro, ti distruggo in un attimo. In squadra ho messo anche Pallottolotto, però credo che lui lo cambio perché è un po' debolino Tokusetto a prenderci le botte. Oddio. Ah, ok, l'ombra. Può succedere di vedere delle volte l'ombra del proprio giocatore, cioè del personaggio che noi stiamo giocando. E se la incontri diverse volte, poi puoi attivare anche una sfida segreta. È la prima volta che mi succede di trovarlo. E mi è successo in video. Bomba. Abbiamo attivato il fast travel anche qui. Hello, salve. Chi è lei, uomo barbuto? Salve, sono qui per parlare con Dorian. Signorina Kaylee, bentornata. Vieni, vieni, sei giusto in tempo. È sicuro? Buon uomo. Non posso parlare col buon uomo. Va bene, vediamo un po' cosa succede qui allora. Giusto in tempo. Per cosa? Dove sono tutti? Sta succedendo qualcosa. Diamo un'occhiata in giro. Esplora Borgo Cordoglio. Oh, oi oi. Subito a botte? Ah, mi sembrava... Ok, dall'occhio fino. Perché non ci vede. Che ci fate qui? Non dovreste essere... Un momento. Kaylee, sei tu? Sei un'apostata! No, quelli sono quelli che dico che diffamano un'altra religione, ma va bene. È la prima volta che gioco Squad Terrore, però vediamo come va. Apostata, e basta con sto apostata. Non ricordo quest'uomo, ma sembra che lui si ricordi di me. Forza, continuiamo. Gli appunti scarabocchiati. Questa creatura a forma di disco volante emergerà dal suo guscio se le verrà data la possibilità di restare vicino ai suoi avversari. Forma creatura di guscio che è un terapagos, non lo so. Il testo era così sicuro. Ok, possiamo andarci a curare volendo anche fuori, però le torce che si riflettono così no, allora Dorian si aspettava qualche problema prima della cerimonia, quindi sono rimasta di guardia. Ma se ti passavo dietro, no, come funziona? Spavento e vuoto sonico. Spavento è molto utile perché ha un'alta probabilità di far sussultare il bersaglio, non bassa, però ecco, bomba pustola che avvelena. E quindi è un grande problema. Per questo volevo concluderla velocemente questa sfida, ma i mai morti sono tosti, sono resilienti. Dovrei fare la guardia. Che sta tramando Dorian? Sono preoccupato. Ma non ti preoccupare troppo, testolina buffa. Guarda questa, Ta fa la guardia, è fregata! Che ci vuole? Non ci vuole niente. Però l'affrontiamo perché sì. Se no non diventiamo mai troppo forti. Sei un intruso? Donne si arrabbierà a morte come se non riuscirà a fermarti. E te l'avevo detto, ho scelto di far parte di sti pazzoidi. Martedusa. Bella Martedusa. Molto forte. Un'altra vittoria per me. Sono in grossi guai. Già, quanto pare. Allora, qui che apriamo... Il ponte, ottimo, questo ci serviva infatti. Prima era da completare qui sotto. Vado a curarmi, esco un attimo, poi rientro. Ho una domanda per te, Link, una domanda importante. Posso? Tu preferisci i cani o i gatti? I furetti. Belli i furetti, però i gatti. Forse significa che apprezzi l'indipendenza e lo spazio personale. Sì, sì. Ma potrebbe anche significare che ti sembrano più carini. Anche... Una donna che mi capisce finalmente. Strano che sia di un videogioco. Oh, è giorno e ci si vede meglio. Questi qui sono rimasti a te. Ma tu parli anche se sei un po'... Apostata. Vabbè, ok, sì. Continuiamo, va bene. Niente, lui ce l'ha con l'apostata. Ma io volendo potrei... Oddio.
Ehi, voi, non indossate le vesti? Siete qui per sabotare la cerimonia? No, veramente sono qui per incontrare un certo Dorian Gray. Ma comunque... Mo sono uscito da curarmi, devo andarmi ancora un'altra volta. Non ci fermi di prendere a schiaffi. Guarda, ti faccio una cosa. Ecco, rimani lì col secchio in testa e via. Oh, allora... Di là non si può andare. Bisogna salire però lì sopra. Ok, che strano. Qui non c'è niente? Ok. Molto strano. Ma non fa niente. Andiamo avanti. È strano tornare qui, dici? Ciao vecchietta. Hello. Hello. Cultista amichevole. Purtroppo è volontà del serpente Dio che io difenda la nostra comune dagli estranei. Ma non c'è assolutamente nulla di personale. Ok. Qui i localizzatori italiani hanno fatto una scelta azzeccata. Mica tutti si chiamano Cannarsi. Boia, frate, e l'abbiamo distrutta sta poretta. Vai, neanche il secondo mostro riesce a tirar fuori. Nulla di personale. Nothing personal, kids. Ah, aspetta, qui chi c'è qui dentro? Abbiamo qualche amico? No, niente di niente. Eh sì, tutti quanti fuori oppure da Dorian stanno ad aspettare la venuta del loro... profeta? Guarda, ti sposto. Ah, più tanto però non si sposta. Volevo portarlo magari, farlo cascare di sotto. È compito dei figli del cordoglio respingere gli stranieri. Questo è un font bellissimo. Non indossi la veste del figlio del cordoglio, perciò devo sconfiggerti. Si chiama cultista chiassoso. Tutto quanto in capsula che era scritto. È qui che hai preso la sirenata, Non so perché ero tanto contento di vedere Sirenata, ma ok. GatTV. Ci sintonizziamo sul canale delle botte. Bella questa. Peccato che queste lotte non siano 2 contro 2, ma una contro 2 contro 1. Non ho capito perché questa scelta di design. Cioè, era molto più difficile farle 2 contro 2. Fratello Cooper, mi dispiace. Oh, aiuto! Sai, c'è un grande significato simbolico nel potere trasformativo delle cassette. I 4 lati della sua forma rettangolare coincidono con i 4 lati dell'uomo. Fronte, retro, sinistra e destra. Alto e basso. Comunque sia, probabilmente ora dovrai cercare di fermarti. No, no, parlami ancora! Mi piaceva il tuo modo di parlare! Hai anche una bella voce! Infatti che non era la mia la voce, perché la mia è brutta. La tua era bella, una bella voce suadente. Vabbè, mo lo batto comunque con un vuoto solito. Ah, però, ok, sì, sempre che dormi comunque. Il problema è che il letargo, se fai l'attacco durante il sonno, puoi fare davvero male, se prendi, ovviamente, perché l'attacco fa malissimo ma ha 1% di precisione. Bene, bene, ora, dove... Ah, per forza, qui immagino. Giusto? Ok. Ah, aiuto, no, non mi vedere, volevo un attimino esplorare per conto mio. Da non credere che fratello Cooper mi abbia messo di guardia. Dopo tutto quello scavare, sono la figlia del cordoglio più devota. Forse batterti gli dimostrerà il mio valore. Se mi batti io poi ritorno, Vediamo un po' se riusciamo a farla. Ok, ci riusciamo. Bene, bene, bene. Vabbè, vuoto sonico non serviva però. Sì, perché sapevo della compatibilità tra i tipi, che gli avrei fatto un grande male, ma... Dai. Lo sono proprio abbastanza. Sei compenetratissima col terreno. Fai tu. Oh, sei un po' troppo agentaccia qui, Spostati. Via, vai via. Mi ha fatto cadere. Oddio, mi glitcho con Kaylee. Accidenti, tutto questo scavare mi ha messo una fame tremenda. E ora devo affrontarti a stomaco vuoto. Dai, ti devo mangiare un panino. Lo preparo io al volo. Ma hai un mostro che cucina. Cosa vuoi di più? Fatti cucinare al mostro, no? Buono anche lui senza fargli tirare fuori il secondo mostro. Wow. Oh, Mambo Anonimo a 5 stelle e anche Pallottolotto. Ragazzi, è solo un panino. E te l'ho offerto, non mi ha risposto. Allora, 2 mostri importanti sono a 5 stelle. Non è per dire nulla, ma comunque sono 2 mostri molto importanti. Ok, eccoci qua. Bene, bene. Allora, si apre questa piattaforma che si abbassa e ci permette di passare. Allora, ci siamo quasi, dai. Oh. Attenzione. Jacqueline. Che assomiglia vagamente a Kaylee. Silenzio tra il pubblico, per favore. Lei chi è? La mia
sostituta. Inquietante. Ora parlerà Dorian. Che tipo. Con due paia di occhiali poi. How's it going, everybody? Ehi, hey, come va, gente? Accidenti, siete sempre una folla fantastica. Ascoltate, ragazzi, figli del cordoglio, chiunque voi siate. Avete fatto tutti un ottimo lavoro con gli schiavi. Dico davvero, questa è una buca di primissima qualità. Questa fossa è profonda come la vostra devozione alla causa, è come una metafora. Quando nella mia testa ho iniziato a sentire i sussurri che mi guidavano sottoterra, ho capito che non potevo farcela da solo. E certo, abbiamo avuto alti e bassi, ma ce l'abbiamo fatta! Apriamo il sipario! The Serpent God awaits us, baby! Ecco, ora, non hanno fatto una buona traduzione gli adattatori. Il dio serpente ci attende, baby! Presto entrerò nella camera e tratterò con lui per ottenere una parte del suo potere divino e ad accompagnarmi la nostra figliola prodiga tornata a noi! Non è così, Kaylee? Oh no! Ma perché ti avvicini? Kaylee, honey! Kaylee, tesoro, sembri un cerbietto abbagliato dai fari. Ovviamente ho saputo che avresti partecipato alla nostra grande festa. Non hai raccontato al tuo amico che dirigevi questo posto al mio fianco? Più o meno. Sorry. Mi dispiace. Ti spiegherò più tardi. Ora dobbiamo mettere fine a questa storia. Tu non credevi in me, vero? Beh, a quanto pare ho sempre avuto ragione, baby. C'è un vero e proprio arcangelo esattamente sotto i nostri piedi. Sì, quella freccia me lo faceva intuire, sai, ne abbiamo già affrontati due. Noi abbiamo affrontato gli arcangeli, Dorian. Se entrare lì dentro ti farei uccidere. Se tu e il tuo amico avete tanta esperienza, perché non venite alla festa? Forza, guardatemi mentre ascendo la divinità con il mio nuovo amico arcangelo. Jacqueline, la piattaforma per cortesia. Come desidera, signore. See ya. Ci vediamo dentro, Kaylee. See ya, chomp. Lo odio con tutta me stessa. Forza, fermiamo questo idiota, qualunque cosa creda di fare. Allora, Kaylee Bella, tutti quanti via. Io non penso che abbiamo la fusione al massimo. Andiamo al caffè gramofon, rimasterizziamo il rimasterizzabile e poi veniamo qui. Allora, Mamba Anonimo, gli ho insegnato Zefiro. Perché? Perché voglio farlo rimasterizzare in una forma particolare. Dai. Aeroboros. Che nell'attacco in mischia perde tutto, ma guadagna in difesa in... difesa a distanza, attacco a distanza, punti vita, velocità, difesa in mischia e... L'Aeroboros è in grado di far circolare i venti attraverso il suo corpo ad anello. La creatura può poi proiettare questi venti a grande velocità per spazzare via i nemici. La sua forma preferita per me è Martedusa, ma avendola usata nella scorsa run ho preferito non giocarla anche qui. Pallottolotto diventa fucili raptor. Fucili raptor si trova anche in natura. La parte posteriore del grande fucili raptor contiene un vano pieno di polvere da sparo che la creatura può incendiare a piacimento, scagliando il proiettile immagazzinato che tiene nella canna del suo muso. Con il tempo, i fucili raptor hanno imparato ad avere un'ottima mira. Pronta, Kaylee? Entriamo, vediamo cosa ci aspetta qui dentro. Di nuovo quella sensazione, come scariche di radio nel cervello. L'aria sarà di metallo. Solo stare qui mi dà l'emicrania. Resisti, yeah. Kaylee. Kaylee, amico di Kaylee, ce l'avete fatta. Ho preso la decisione tattica di modificare il piano. Signore? Kaylee e il suo amico andranno avanti e se l'arcangelo non li uccide all'istante, entrerò io a fare il mio discorsetto. Tu sei pazzo e ti farai uccidere. Prima tu. Sì, è quello che hai appena detto. Non c'è niente più vero, no? Controllo per lo scrupolo. Oh, la mattonella così fatta. Va bene, ok, vediamo chi ci capita sto giro. Però il serpente dio, quindi dovrebbe essere un serpente. In realtà l'ho tisato nello scorso video, se non sbaglio, o due video fa. Comunque, un altro arcangelo. Guardarlo fa male, come con gli altri. Sì, effettivamente fa davvero male. Avete sentito la mia chiamata? Siete qui per rendermi omaggio? Siete qui per bruciare per me?
E che siamo delle effigi, non ho capito. Ora va, una spacca. Oh, grande arcangelo! Ho accolto la tua chiamata e ho viaggiato verso la tua dimora! Per la mia lealtà, chiedo solo una parte della tua forza divina! Tu non puoi prendere da me. Tu devi solo dare. Ma è morto. Gli avevo detto che sarebbe successo. Forza, Link, mettiamo fine a questa storia prima che uccida qualcun altro. Allora, anche lui ha il colpo preventivo. Mi fa male, più del mio. Allora, andiamo sugli oggetti e andiamo su fusili alle pere. Non consumano il turno, mangiamoli e la fusione è alta all'istante. Io per motivi di video uso lo strumento, se no perderei tempo in giro a farmare per la fusione. Squartabella, che bellissimo nome, Squartabella. Dunque, possiamo andare con Morso? Vediamo un po' quanto gli facciamo. Non male. Ma potrebbe essere meglio. Ok, facciamo Boato sonico, vediamo un po' quanto gli facciamo. Niente, perché ecco, appunto. Giusto. Ovviamente statico. Guarda, io boh, tutto mi ha dato, tutto. Qualcos'altro mi vuoi dare? Non so se fargli doppio pendente o quadrati metallico. Doppio pendente, dai. Wow. Allora, broadcast, ok. È chiaro che ora bisogna fare una cosa sola. Curarsi dagli status. Non ho quello per curare la conduttività. Ok, allora facciamo un muro d'aria perché ora attacca con il suo attacco finale. Giudizio, accidente. Allora, riavvolge perché sto davvero proprio messo malino con i punti vita. Ok. Aia, costa tentazione. Porca miseria, questo mi avviene un'altra volta. Va bene, abbiamo mangiato la mela senza effetto. Meno male. Stella cadente, no. Ok. Presa bene, Presa bene. Ma guarda, la fortuna più che altro è stata la mela senza effetto. Ok. Un altro doppio fendente. Poi magari potrei provare con karate metallico, ma non questo turno, ma il prossimo. Perché ora si carica l'attacco finale lui. Mi sottrae i punti abilità, ma non è un problema. Non è davvero un problema. Muro d'aria. Comunque sia, me lo distrugge con il solo attacco, ma non importa. È iconico che questa divinità abbia una testa di forma caprina. Strano, eh? È un po' con karate metallico. Eh sì, intendevo iconico e non ironico. Anche se ci starebbe bene anche ironico, effettivamente. Per motivi vari. Vabbè, mangiamo sta mela che ci ha ricaricato un po' di punti salute. Non male. Allora, la conduttività per fortuna non mi fa danno dopo. Me lo fa solo ora. Ah. Mi conviene fare... No, mi conviene curarmi ora. Sì.
Perché poi devo fare muro d'aria, così da fare la barriera, per poi difendermi da sott'attacco finale. Dai, finiamolo, dai. L'ho voluto finire con colpo, proprio per dare anche la beffa finale, no? Materiale fuso e nuovo livello. Bene, bene, bene. Puoi planare per 4.0 secondi, sì, 4 secondi. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare. Il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, Occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e di quiete. Un altro pezzo della canzone recuperato. Ma ehi! Cordemonio, giusto? Ho una bella opportunità di lavoro per te. Sono entrati degli umani. Andatevene, per favore. Sorry. Mi dispiace, ma è solo colpa sua. Dobbiamo andarcene. L'aria qui sotto odora di morte. Già. La comune aprirà le sue porte. Cercheremo un punto d'incontro con il resto di Nuova Virral. Volevamo solo una guida, non volevamo. Lo so. La gente di questa comunità non è cattiva. Dovete solo scegliere con più cautela in chi riporre la vostra fiducia. Cose da pazzi. Come ti senti? Io sto bene. Mi sento in colpa per aver aiutato Dorian per tutto questo tempo, ma in realtà la colpa è sua, non mia. Ci unimmo ai fili del lutto più o meno nello stesso periodo. Ah, ok, qui qualcun altro ha tradotto cordoglio con lutto. Più o meno nello stesso periodo. A me serviva quel senso di appartenenza. Diventammo buoni amici. Io ero una sorta di assistente per lui. Forse col tempo le cose cambiarono, o forse c'erano sempre stati problemi, ma Dorian iniziò ad avere un ascendente nefasto sulla gente di Borgo Cordoglio. Contava solo lui, con i suoi sogni, le sue esigenze, le sue follie. Non c'era più quella comunità di cui avevo disperato bisogno. La gente reagì male, e io cercai di appianare i contrasti. No, non ero la sua assistente, gli coprivo le spalle. Mi sembrava di stare facendo del bene, di coltivare un'atmosfera di positività, anche se la gente stava male. Non sono una brava persona, Link. Ma sì che lo sei. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ora che lui non c'è più, spero che staranno tutti meglio. Le persone smarrite cercano una guida. E Dorian gliela offriva. Beh, un altro arcangelo in meno. E voglio aiutarti a trovare gli altri. Livello relazione 2. Puoi usare il potere fusione quando sei in fusione con Kaylee. Bene. Un'altra battaglia con l'arcangelo che si è conclusa con l'apparizione di un uomo triangolo. Intravedo uno schema. Comunque, hai detto che la canzone da testa si è allungata? Qual è la strofa successiva? Lì troverai le mie stanze segrete e ora ritrovo di vuote e di quiete. È ancora troppo vago per esserci d'aiuto. Dobbiamo trovare un altro arcangelo.
Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? Hai sentito di Cherry su cosa sta succedendo nei boschi di Histam? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Strani poteri magnetici, che è interessante, e donna di metallo. Ma prima avrei un'altra missione da fare con Meredith, dobbiamo andarla a trovare in mezzo al nulla. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito, un altro arcangelo sconfitto. Livello relazione con Kaylee è aumentato e ora possiamo usare anche il potere fusione. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!